Foto antiquaria rappresenta ormai una delle manifestazioni storiche della città, perché da oltre 30 anni, come è stato detto, è qui. E contemporaneamente ci saranno anche altre novità, che sono appunto le auto d'epoca, che la mattina ci saranno delle auto d'epoca appunto che porterà il nostro Beppe Marconi, e il pomeriggio invece ci sarà una manifestazione grossa di auto storiche che arriveranno addirittura dal Casentino, ma è un tour che viene da Firenze, poi fa la Val Tiberina, eccetera. Poi la nostra bellissima modella, appunto Elena, che sarà lì, e chi la vorrà fotografare nella mattinata è possibile farlo. La novità è che c'è Toscana Fotoservice, che è il più grosso distributore della Toscana di materiale fotografico. Poi c'è anche Extra Color, che presenterà anche delle offerte con delle stampe particolari in tela. E poi ci sono diverse manifestazioni collaterali, di cui la prima naturalmente è la nostra mostra storica, mostra di fotografie storiche tratte dal nostro archivio, ma non sono vecchie fotografie recuperate, sono fotografie, diciamo, inedite, che rappresentano non soltanto Arezzo. Abbiamo fatto anche un piccolo omaggio a ricordo di quella tragedia che fu il terremoto della Val Tiberina nel 1917, lasciandoli proprio, anche perché proprio siamo nell'occasione, 26 aprile, lasciandoli proprio uno spazio dedicato. Fa piacere che questa manifestazione, una delle poche manifestazioni non mangerecce, diciamo, no? Nella quale si parla di cultura, perché la fotografia è storia, cultura, è pubblicità per la nostra città, per il territorio. A noi fa, ripeto, particolarmente piacere essere vicini, con un appoggio organizzativo,